Il personal branding su LinkedIn, secondo me, ha delle caratteristiche comunicative particolari. Prima di entrarci, ti farò vedere una tabella, volevo però discutere con te, diciamo virtualmente, alcune cose da non fare su LinkedIn. Prova ad andare a vedere un po' cosa succede su LinkedIn. Su LinkedIn le persone commettono degli errori madornali. Prima di tutto è un social dove c'è molta celebrazione, molta autopromozione. Questo di solito non funziona perché semplicemente chi è bravo a comunicare non si autocelebra, fa vedere attraverso la sua autorevolezza, attraverso la sua comunicazione che è bravo o brava. Quindi è inutile mettere che ti sei laureato o laureata, che hai fatto una bellissima presentazione, che ti hanno detto che sei stato bravissimo o bravissima. Oltretutto, queste cose capitano non tutti i giorni e quindi non c'è neanche un calendario editoriale che sia coerente con il personal brand della persona. Oltretutto, lo fanno tutti e quindi dopo un po' sono tutti uguali. Tra l'altro, chi legge si stanca a leggere queste cose, non è interessante per nessuno. Per fare bene personal branding, soprattutto su LinkedIn, prima di tutto dobbiamo definire un pubblico. Sì, perché LinkedIn ha una caratteristica particolare bellissima. È l'unico social network in cui puoi definire veramente il tuo pubblico fino al dettaglio più infinitesimale. Cioè tu puoi scegliere persone di alcuni tipi di aziende o addirittura di una sola azienda con una carica particolare. Perché? Perché le persone lo mettono, perché le persone aggiornano il loro stato su LinkedIn. Quindi prima di tutto definisci il pubblico. Poi crei un profilo personale unico. Unico non vuol dire che devi per forza cambiare se qualcosa è uguale agli altri, ma semplicemente unico con la tua personalità, con il tuo tono di voce, con il modo di comunicare, con il modo in cui, ad esempio, tratti delle notizie che magari trattano anche altri. E poi crei la tua brand identity sul tuo profilo, quindi la tua foto, la descrizione, eccetera. Se vuoi andare a vedere di più, tra l'altro abbiamo dei corsi su Content University proprio su questo, sul creare il tuo profilo. E il profilo aziendale, valli a vedere. Ho parlato di tono di voce perché è un elemento fondamentale. L'espressione della tua personalità, cioè come tu racconti, è fondamentale su LinkedIn. È vero che è fondamentale dappertutto, ma su LinkedIn è importante perché tutti parlano un po' allo stesso modo. Avrai notato un'altra cosa che fanno molte persone: appena c'è una notizia che si vede è interessante, la postano tutti, a volte copiando e incollando il testo. E quindi, beh, ovviamente diluisci il tuo personal brand perché stai copiando e incollando la personalità, il tono di voce, la scrittura di qualcun altro. Non farlo. Puoi addirittura parlare di quella notizia, però farlo in un modo particolare, cercando un'altra foto, cercando un'altra prospettiva e utilizzando il tuo stile. E poi il piano editoriale. Ci deve essere un piano editoriale su LinkedIn. Non puoi scrivere solo quando ti hanno fatto un complimento, quando sei stato promosso o promossa, o quando c'è una notizia che secondo te può andare bene perché ti è passata sotto mano. Devi costruire un calendario editoriale che sia coerente con tutto quello che abbiamo detto. Quindi parlerai di che cosa? Quante volte lo farai alla settimana? Quanti articoli farai? Ti consiglio di vedere come reagiscono le persone. Però attenzione, i like, soprattutto su LinkedIn, non vogliono dire clienti. Ok? Sembra una cosa banale, ma LinkedIn sta abbassando molto la reach organica, l'ho visto anche sul mio profilo. E quindi c'è la grande tentazione, lo vedo fare dalle persone, di postare come se fossimo su Facebook, aforismi, cose che possono catturare il like delle persone, però questo non vuol dire che poi ti seguiranno per comprare, quindi resisti. Certo, aumenta la reach, quindi cerca di trovare modi interessanti per parlare, ma parla di quello per cui tu sei esperto o esperta e di cui vendi prodotti. Quindi se sei un fotografo o una fotografa, parlerai di fotografia. Ovviamente poi parlerai di fotografia in un modo che sia interessante per
per le persone. Ecco, questi sono quattro punti fondamentali sul personal branding su LinkedIn. E attenzione, secondo me LinkedIn ha un grande vantaggio che, nonostante ci siano tante persone che partecipano su LinkedIn, pochissime lo fanno bene. E quindi nel tempo puoi veramente posizionarti bene. Tra l'altro, appunto, ritornando al pubblico, puoi posizionarti bene e trovare clienti anche se hai un pubblico, diciamo, abbastanza ristretto. Già con 3, 4, 5 mila persone, forse anche meno, che però sono persone giuste, cioè sono veramente i buyer o le buyer del tuo prodotto o del tuo servizio, beh, se le persone ti vedono e vedono che hai contenuti interessanti, potresti veramente trasformarli poi in clienti. Quindi è un social veramente interessante, secondo me, per moltissimi profili. Se vuoi vedere altro, allenarti con me e altri docenti di Content University, vieni su Content University Academy, ci sono i corsi su LinkedIn, ci sono i corsi sul personal branding e tanti altri corsi di comunicazione per te e il tuo brand. Ti aspetto, ciao!